Dei tre campionati dilettantistici, fino al momento conclusosi, l'unico che è rimasto in bilico era il girone B del campionato di promozione, che ha visto una degna vincitrice, il Brancaleone, dopo una rincorsa che è durata per buona parte della stagione. Ovviamente sapete già che il Logre ha stravinto il campionato di eccellenza, la Promosport ha stravinto il campionato girone A di promozione. È stata bella questa lotta fino a qualche settimana fa tra la Gioiese prima, il Brancaleone ed il Catanzaro Lido. Ha vinto la squadra che forse non era partita, almeno per quanto riguarda noi addetti ai lavori, con i favori del pronostico, però è stato molto bravo il tecnico Criaco, la dirigenza e tutto l'ambiente a lavorare sotto traccia. Alla fine hanno trionfato davvero. Buonasera a Brancaleone dal nuovo canale televisivo di Reggio TV 77, facilissimo pigiare 2x7 per tutta la regione Calabria, ma grazie anche a coloro i quali hanno inteso replicarci, ormai dura dall'inizio della stagione, 88 e 89 i canali Teletrix per tutta la regione siciliana, il canale 650 per la regione Puglia, Campania e Basilicata, il canale 199 di Teledimante per tutta la Riviera dei Ceti. Siamo qui a Brancaleone questa sera per celebrare questa importante vittoria della formazione di Alberto Criaco, che ritorna nel massimo campionato regionale dopo 6 anni e per la terza volta appunto disputa il torneo di eccellenza. Festa grande domenica sera in questa zona ionica della provincia di Reggio per questa vittoria, diciamo, più che meritata. Buonasera a Peppe Greco, che è il presidente del Brancaleone. Buonasera. Buonasera, scusate la voce, purtroppo abbiamo festeggiato ieri e ci manca la È voce. giustificato. Buonasera anche al condottiero Buonasera, Alberto buonasera a Criaco, tutti. che ritrovo con estremo piacere e sono davvero molto contento che tu ritorni a distanza di qualche anno in eccellenza. Ancora Grazie, grazie. grazie Nico. E poi quello che ormai non ha bisogno di presentazione, perché io lo ritengo una spanna superiore rispetto agli altri per quello che riguarda l'aspetto organizzativo. È da una vita che nel mondo del calcio, Pepe Minniti, Buonasera, direttore direttore generale del Brancaleone, sportivo. direttore sportivo, pardon. E poi il padrone di casa, che è il sindaco di Brancaleone, Silvestro Garofalo. Buonasera a voi e benvenuti nella nostra cittadina. Ovviamente il sindaco si aspetta anche da parte mia qualche domanda un po' particolare, perché mi deve perdonare, Siamo io qui. sono sempre dall'avviso che quando la politica si inserisce nel mondo sportivo, non dico che fa danni, però lascia parecchi scontenti. Come no? Dico Siamo io qui. che a Reggio Calabria ci sono parecchi problemi cronici a livello di impianti sportivi, e poi parliamo anche del campo Borrello di Brancaleone. Bene, questo è il parterre di questa sera. Ringrazio anche Giovanni Postorino e Giuseppe Pellegrino dietro le camere. Adesso lo spot di apertura e poi andremo a parlare appunto molto, ma molto di Brancaleone. Ora io devo andare a Itaca. E come faccio? Mi servono una nave, un equipaggio e dei viveri. Chi me la finanzia questa cosa? Non disperare, Ulisse. Ho la soluzione che fa per te. Oracolo! Rivolgiti alla FM Credit, agenzia sigla Credit. Con la FM Credit è possibile ottenere facilmente il finanziamento di cui hai bisogno attraverso la cessione del quinto dello stipendio rivolto ai dipendenti pubblici e statali. Cessione del quinto per tutti i pensionati fino a 87 anni. Anticipo TFS per i dipendenti pubblici e statali. Ma allora, grazie alla FM Credit, realizzare i propri sogni non sarà più un'odissea! Chiudi gli occhi, Ulisse, e lasciati guidare. Voi siete la FM Credit? Sì. Voi sì, che siete un mito. E se lo dico io? Raggiungiamo un obiettivo, poi un altro ancora. E siamo orgogliosi di farlo ogni giorno, puntualmente. GLS, la tua felicità al primo posto.
Arezzo con il sindaco della città, ovviamente presidente, questa sera il padrone di casa mi pare che sia il sindaco, no? Allora sindaco, per Brancaleone cosa significa ritornare nel massimo campionato regionale calabrese? Allora, questo è un momento particolare per Brancaleone e dal punto di vista, dopo qualche anno buio, chiamiamolo così, abbiamo avuto una gestione commissariale, purtroppo abbiamo avuto uno scioglimento per mafia, ma questo rappresenta oggi una rinascita per Brancaleone. Noi stiamo lavorando sia come amministrazione, sia loro che hanno fatto loro parte. Ci stiamo preparando ad una rinascita istituzionale, una rinascita sociale e culturale, e adesso stiamo festeggiando questa rinascita sportiva dopo tanti anni che militavamo nel campionato di prima categoria. Questa vittoria, questo successo da parte della polisportiva del Brancaleone dimostra che non è solo una questione di soldi nel calcio, non è solo una questione di essere i migliori, perché delle squadre, delle cittadine più forti di noi che si sono battute meritatamente dal punto di vista sportivo con la P Brancaleone non sono riuscito a raggiungere il traguardo, fortunatamente per noi, ma questo successo, a mio giudizio, vedendo lavorare giorno per giorno il mister Criaco, il presidente Peppe Greco e tutta la dirigenza, rappresenta una vittoria dell'impegno, della cocciutaggine a volte, perché tra mille difficoltà hanno lottato giorno per giorno per poter raggiungere tutti gli obiettivi, e questo ci fa onore, di questo siamo onorati, di questo siamo contenti e siamo qui per festeggiare. E voglio ringraziare Peppe Greco, il presidente, il mister Criaco, alla quale diamo un grande elogio che ci ha riportato alla categoria successiva, superiore, e ringrazio qui presente Peppe Minniti, ma ringrazio lui per tutta la dirigenza che si è impegnata e che si impegna ogni giorno. Bene, grazie signore, abbiamo tante cose da dirci, bypass un attimo Minniti, perché piacevolmente, caro mister, ci avete smentito, perché l'ho detto in apertura, nella nostra, almeno per quanto mi riguarda, uno deve avere la schiena dritta, dire quello che pensa e con dignità, quando uno sbaglia deve avere anche l'onestà intellettuale a dire abbiamo sbagliato. Tante addette ai lavori quest'anno avevano dato per super favorita la Gioiese. La Gioiese non c'è riuscita, non per demerito della Gioiese, ma credo per merito del Brancaleone. Ma dice bene Nino, forse davvero tutti gli addetti ai lavori non avrebbero scommesso granché su di noi, però come diceva prima il sindaco, secondo me noi rispetto alle altre squadre abbiamo avuto più fame, siamo stati più cocciuti, ci abbiamo creduto di più. Io ci siamo visti un mese fa, due mesi fa alla tua trasmissione e ti dissi che non avremmo mollato sino alla fine, e io ero tranquillo perché vivendo lo spogliatoio, vivendo il campo, essendo un uomo di campo, percepivo che c'era qualcosa che andava per il verso giusto. Insieme ai dirigenti ci abbiamo sempre creduto, qui c'è il presidente, c'è Pepe, e secondo me siamo sempre stati sul chi va là, perché sapevamo che ci poteva essere l'aggancio prima e il sorpasso poi. Così è stato una volta che abbiamo sorpassati a 6 giornate dalla fine, perché è stato un campionato dove abbiamo rincorso, Nino. E quando si rincorre bisogna stare attenti, e ogni partita diventa fondamentale, diventa anche pesante, perché basta uno scivolone e se ne andava via. Intanto fammi fare i complimenti, perché la Gioiese è una grossa squadra, una grossa città, rappresenta un popolo, il popolo gioiese. Oggi noi siamo qui a festeggiare questa promozione in eccellenza, siamo contenti, però questo il nostro lavoro di 3 anni ormai, perché io è da 3 anni che sono qui a Brancaleone calcisticamente parlando, ed è un lavoro che portiamo avanti da 3 anni insieme al direttore sportivo Giovanni sotto l'aspetto calcistico, insieme ai dirigenti, insieme al presidente, insieme a Pepe, insieme a tutti gli altri. Quindi secondo me noi sotto sotto lo speravamo e ci credevamo. Presidente, io la giustifico, quindi non la faccio parlare molto, perché so perfettamente, grazie al gancio Minniti, che ringrazio per averci ospitato lui assieme a tutti voi questa sera a Brancaleone, era doveroso da parte noi di Pianeta Dilettanti venire
a farvi visita e a testimoniare anche con una targa ricordo il nostro, il nostro elogio verso una squadra che, ripeto, ha meritato di vincere questo campionato di promozione. So che ieri c'è stata festa grande, Brancaleone aspettava questa, questa vittoria e al di là della vittoria che è maturata nell'arco della stagione, una grande vittoria, caro Presidente, me lo deve anche consentire, poi chiamo anche in causa un po' tutti, è che finalmente dopo due anni maledetti di pandemia si è concluso regolarmente un campionato. Allora finalmente ce l'abbiamo fatta, è da tre anni che col mister Criaco lottavamo tutti gli anni per fare una grande squadra, per poter vincere il campionato. E alla fine quest'anno ce l'abbiamo fatta, abbiamo cercato di fare una bella squadra. Intanto possono partire le immagini che si riferiscono alla grande festa che c'è stata domenica sera con un passaggio abbastanza toccante, io non la faccio finire perché mi inserisco, un passaggio abbastanza toccante, inizio partita quando è stato salutato, credo che da lassù sta gioiendo anche lui, perché mi dovete perdonare, io è dalla vita che narro il calcio calabrese, quindi lo conosco molto bene, ho conosciuto il personaggio e so che è stato un punto di riferimento davvero per il calcio calabrese. Mi riferisco al nostro presidentissimo Galletta, prego. Le stavo dicendo che praticamente abbiamo cercato di fare una squadra con nuovi innesti pure a dicembre per vincere il campionato. È stato grande il mister a portarci alla vittoria con tutti i giocatori, tutta la dirigenza. E alla fine abbiamo festeggiato, e è stata un'emozione grande anche per tutti quanti, è la terza volta che andiamo in eccellenza e speriamo che potremo mantenerla, andare avanti. Ecco, si parla di veterani, Minniti, e tu sicuramente sei un veterano, ma soprattutto mi piace sottolineare un aspetto importante di Pepe Minniti. Sei stato, e adesso lo sei ancora, un grande scopritore di talenti. Hai già visto qualcuno per il prossimo anno? Io so che la tua agenda è quasi piena. Allora, qualsiasi cosa faccio, lo faccio sempre rispettando i ruoli. Io faccio il direttore sportivo, il direttore generale Gianni Galletta, che io ringrazio apertamente, perché se sono qua a Brancaleone è grazie a lui. E col mister condividiamo quasi tutto, diciamo. E noi dobbiamo puntare sui giovani, il nostro obiettivo è cercare di fare una selezione 2002, 2003, 2004, di andare a scovare dei ragazzini che possono essere una cosa positiva per il Brancaleone, per l'eccellenza, ma nello stesso tempo può essere una cosa positiva perché noi abbiamo anche dei procuratori che sono in contatto con delle squadre di Serie A, che questi ragazzi li possono far decollare i campionati importanti. Bene, a questo punto io ritorno indietro perché vorrei parlare del campionato di quarta serie. Ovviamente questa domenica c'è stato il riposo perché sabato si è disputata una partita molto importante. Indipendentemente dalla sconfitta, il Cittanova è entrato nella storia, ha onorato in maniera esemplare tutta la Calabria in sede nazionale, ha perduto a Cerignola per 3-1. Non inganni il risultato, perché alcune volte il risultato ci può anche ingannare, però chi ha visto la partita e non l'abbiamo vista, il Cittanova ha giocato una gara a viso aperto, gagliarda, come la sa interpretare il tecnico di Catano, prima in vantaggio con Petrucci, poi dopo 120 secondi il pareggio del Cerignola, poi un calcio di rigore grande, un calcio di rigore solare non dato alla formazione del Cittanova, e poi negli ultimi minuti, ma questo significa quando una squadra subisce gol, tra l'altro fuori casa, all'87esimo e al 94esimo, caro mister, dall'alto della tua esperienza, significa che la squadra, indipendentemente dalla caratura dell'avversario, vuole comunque sempre vincere. Assolutamente, dici bene, ho seguito anch'io la Cittanovese, esce a testa alta, sicuramente ha fatto un grandissimo campionato in Serie D, con un grande mister che io seguo perché fa giocare molto bene le sue squadre. Che dirti, Nino, sulla Serie D ormai è quasi tutto delineato, anche se poi là sotto ancora abbiamo il Castrovillari e il Rende che ci fanno un attimino
stare, non essere positivi, nel senso che non so, una delle due sicuramente dovrà fare lo spareggio play-out. Io credo che il Castrovillari sia più preparato rispetto a Rende sotto il profilo proprio della rosa, quindi credo che alla fine questo spareggio lo faranno Giarre e Rende. Ecco, a proposito di Castrovillari, vediamoci il servizio confezionato per noi dal collega Carlo Catucci di questa vittoria importante, tre punti importanti ottenuto dall'ex Franceschini sul campo del Castrovillari che parzialmente così va ad azzerare la vittoria ottenuta qualche giorno prima in quel 10 reale. Vediamo. Il Castrovillari non approfitta del turno casalingo nel recupero contro il Rende dell'ex Franceschini e lascia ai biancorossi l'intera posta, che ottengono il massimo profitto con il minimo sforzo. La cronaca, scarsa di emozioni nel primo tempo, solo tanto possesso rossonero ma poche azioni di rilievo. Al settimo minuto i padroni di casa reclamano un calcio di rigore per atterramento di Rodi in area biancorossa, ma il direttore di gara ammonisce il numero 99 per simulazione. Al dodicesimo l'unica azione di rilievo dei biancorossi nel primo tempo, il sinistro di Trovato sorvola il montante. Al ventitreesimo su calcio di punizione Rosa Gastaldo trova Mittica sulla traiettoria. Al minuto 32 Aiolfi pesca dalla parte opposta Rodi. Buono l'arresto, perentorio l'assist per Teiu, che si fa anticipare da Consiglio al momento della volée. Il tempo si chiude con una sventagliata di 60 metri di Mazzotti per Rodi, buca l'intervento Novello, l'attaccante rossonero sbaglia il secondo tocco e permette il recupero di Mirabelli. Si chiude così il primo tempo con il risultato di 0-0. Nella ripresa più Castrovillari che Rende, al quarto minuto il colpo di testa lento di Nardini non impensierisce Aiolfi. Pronta la risposta dei rossoneri con Tripicchio che impegna a terra Mittica. All'ottavo il sinistro di Consiglio termina alto. Al minuto 14 Rosa Gastaldo smarca sulla sinistra Rodi, buono il movimento a rientrare del 99 rossonero, non la conclusione però che risulta debole centrale, non ha difficoltà a disinnescare Mittica. Al 22esimo Anzillotti da buona posizione si trova sul destro la palla del vantaggio, non è fortunato il numero 78 nella conclusione. Nel momento migliore dei padroni di casa il Rende passa, gestione non felice del pallone in mezzo al campo da parte dei rossoneri. Consiglio serve al limite Nardini che di sinistro batte Aiolfi. Rende in vantaggio e match in salita per i lupi che accusano il colpo. La prima azione pericolosa arriva al 40esimo con Carrozza, destro secco che impegna in angolo Mittica. Al 44esimo Rosa Gastaldo dalla bandierina pesca Mazzotti, il colpo di testa del centrale rossonero sfiola il palo della porta rendese. Al minuto 47 il sinistro d'Anzillotta dal limite finisce alto sulla traversa. Nel finale di match il Rende ha la palla del raddoppio, Magullo all'altezza del dischetto grazie a Iolfi. I biancorossi si aggiudicano il derby calabrese. Per i padroni di casa, dopo la bella prova ad Acireale, solo tanta amarezza. A questo punto, Minniti, vorrei inserirti anche a te in questo discorso. L'Acireale in questa ultima settimana ha perso qualcosa come 6 punti. La vittoria in casa, la sconfitta in casa, scusami, con il Castrovillari, la sconfitta questa domenica con il Rende. Mi pare che a questo punto la lotta sia a 2, Gelbison Cavese con leggero vantaggio per i cilentani. Sì, a me mi è sorpreso perché so che avevano fatto grandi investimenti in Lamezia. Pensavo che piano piano riusciva fino all'ultimo a essere competitivo con le altre squadre. Mi sembra che ha perso un pochettino, diciamo. Niente, secondo me ormai dall'inizio del campionato il Gelbison ha un passo diverso degli altri, ha avuto qualche battuta d'arresto, però secondo me ce la può fare perché lo merita il campionato svolto fino adesso. Ecco, ritorniamo alla festa del Brancaleone, chiamo in causa ancora il sindaco, tutto un paese in festa, Brancaleone 4.000 abitanti, ma campionato regionale è un campionato abbastanza appetibile e si inizia a vedere parzialmente il calcio. Stavo dicendo prima in apertura, sono anche cattivo questa sera. Qualcuno mi dice che allo stadio Borrello possono entrare solamente 99 unità, perché? Sì, allora la gestione commissariale ha avuto un finanziamento che praticamente
mancava poi, quando ci siamo insediati noi, mancava di collaudo e tutto. Noi ci siamo sempre dialogando con l'associazione, con Minniti in maniera particolare e col presidente Peppe Greco, ci siamo attivati per snellire tutte le procedure per quanto riguarda sia mancavano delle certificazioni da parte della ditta, qui Peppe Minniti mi è testimone, ci siamo attivati e praticamente ci siamo fatti produrre in maniera piuttosto veloce questa documentazione da parte dei tecnici, perché c'era un problema di collaudo soprattutto per quanto riguarda la tribuna. Noi poi, siccome io gestisco, oltre ad essere sindaco, sono purtroppo anche momentaneamente, che è il problema che risolveremo il 16 maggio, responsabile dell'ufficio tecnico, quindi rivesto il doppio ruolo. Siccome la commissione Eventi e Spettacoli c'è bisogno sia del sindaco sia del tecnico comunale, e quindi io rivesto questo doppio ruolo. La notizia è che oggi stesso ci hanno risposto da parte di un comune vicino, dove ci danno il comando come posizione di un nuovo tecnico che si insederà qui a Brancaleone il 16 maggio. Fermo restando che noi abbiamo già attivato tutta la documentazione, Minniti sa benissimo, come Giuseppe, e basta solo poi nominare questa commissione e dare il parere sul collaudo. Ecco, rimango su di lei, sindaco. Secondo lei, scusi il ciclo di parole, il campo quando potrà essere fruibile al 100%? No, il campo noi contiamo per la fine di maggio che risolviamo il problema. Insomma, non su questo. L'unico problema era che, le ripeto, questa mia doppia funzione è, diciamo, perché c'è bisogno di tutti e due i soggetti. Quindi il 16 ci sarà il tecnico, questo è una fortuna anche per noi come comune, perché noi da quando ci siamo insediati praticamente non abbiamo tecnico comunale, né ne possiamo nominare perché siamo in dissesto, e finalmente abbiamo risolto il problema. Il 16 si insedierà, già noi la documentazione è tutta pronta, basta inserire nominativa, abbiamo già mandato PEC a Vigile del Fuoco, insomma tutti, e alla dottoressa Lasri ci ha già risposto, che ha nominato come componente la dottoressa Crinocci, ha risposto la settimana scorsa, e noi nello spazio di 10-15 giorni dall'insediamento del tecnico nomineremo al completo questa commissione, e subito si procederà, anche perché con la documentazione è a posto, anche perché io ho sempre firmato questa autorizzazione per far entrare 99 persone. Con la GES stessa mi sono io impegnato, me ne daranno atto qua il presidente Bnitele, e praticamente abbiamo grande responsabilità che si è assunta. Abbiamo io ho dialogato con il maresciallo dei carabinieri, che si è reso disponibilissimo, e siamo riusciti a far entrare tutti i tifosi della Gioiese che meritavano di seguire la loro squadra. È stata una bella partita, c'è stato i tifosi della Gioiese vanno apprezzate per la loro disciplina ed educazione, poi le scaramucce si sa nel calcio ci sono sempre. Presidente, è normale che un presidente sia il primo tifoso di una squadra? È altrettanto normale poi quando scopriamo che il presidente è giovanissimo, no? Lei se l'aspettava questa promozione? Allora, deve essere sincero. Allora, sinceramente all'inizio un po' titubante, come parlavo col mister all'inizio del campionato, era un po' titubante. Poi verso le ultime giornate abbiamo creduto a questa vittoria. Poi la gioia immensa che io da 4 anni che faccio il presidente, e adesso ne ho 33, a 29 anni ho cominciato a fare il presidente, e alla fine abbiamo vinto questo campionato credendoci, perché la vittoria, l'ultima vittoria è la gioia immensa. Mister, è facile parlare di un allenatore quando azzecca, secondo grandi esperti di calcio, la formazione, perché ormai siamo diventati tutti allenatori che parliamo di moduli, qua là. Però non notiamo, oppure non guardiamo gli allenamenti. Io sempre, è una mia filosofia di vita, se io voglio parlare di calcio, dal martedì al sabato devo essere all'interno di un rettangolo di gioco per vedere come lavora la squadra. La domenica è il completamento di un lavoro settimanale. I meriti che ti faccio a te non è il modulo, è come ha giocato, come non ha giocato, per come sei riuscito a compattare il gruppo, perché qualsiasi squadra, quando si vede anche con 5 punti di distacco, molla.
evidentemente tu sei riuscito a trasmettere quel qualcosa che altri tuoi colleghi non sono riusciti. No, io credo che mi era già riuscita questa cosa prima, e forse su quello che mi era già successo, perché Bolina è stato così, da quinto in classifica abbiamo vinto i playoff e siamo saliti di categoria. Dopo una rincorsa anche lì allucinante all'ultima giornata. E io credo che sia poi un marchio di fabbrica mio, perché io, ti dico la verità, ci credo sempre sino alla fine. Ho avuto la fortuna di allenare dei ragazzi che mentalmente sono stati preparati, o erano preparati praticamente a questo tipo di situazione, perché io quando sono arrivato a Brancaleone avevo già trovato uno zoccolo duro che aveva vinto qualche campionato. Poi insieme a Pepe, insieme a Giovanni, che sono quelli che mi stanno più vicino dal punto di vista tecnico, siamo andati praticamente a prendere i tasselli giusti per costruire questa macchina, che non era perfetta. Credo che poi sia stata perfetta nel momento in cui ci abbiamo inserito all'interno Matteo Carbone, che è un ragazzo che aveva già vinto a Locri, e Pasquale Angiò. E secondo me lì ci è entrato in testa proprio quella molla, è partita quella molla che poi ci ha fatto recuperare i 5 punti prima sul Catanzaro e poi andare a tagliare il traguardo per prima. E poi, caro Minita, avete il grande trascinatore che anche in questa stagione è andato in doppia cifra, Gianni Galletta. Allora, il nostro bomber, sia come direttore generale sia come attaccante, sinceramente non ha sbagliato campionato da quando mi ricordo io che faccio sempre calcio, e lui è una persona che di poche parole, però solo con lo sguardo ci capiamo e riusciamo a ottenere dei risultati eccezionali. Io non perché c'è il mister presente, voglio fare un elogio in maniera aperta, spontanea, perché a livello, diciamo, di budget rispetto a tante altre squadre noi abbiamo speso molto di meno. La forza del nostro mister e del nostro direttore generale è che nell'organizzazione tecnico, la bontà anche dei nostri dirigenti, che non entri in merito a certi discorsi sul fatto se viene quel giocatore o se viene quell'altro, questa è una competenza del mister, del direttore generale, e io quello che gli posso dare una mano d'aiuto glielo do io. Gli altri, compreso il presidente, compreso gli altri dirigenti, lasciano lavorare, è anche un merito suo che ci lasciano lavorare con una certa, diciamo, tranquillità. La cosa che mi è venuta in mente è che praticamente, parlando con tanti allenatori, con tanti giocatori, notano che il Brancaleone, rispetto a tutte le altre squadre, il lavoro che svolge il mister 4 giorni alla settimana si vede. Ieri i ragazzi del Borgo Grecanico, noi avevamo un ritmo tremendo nella prima mezz'ora, dice: beh, questa non è una squadra normale, e voi giocate con intensità che fa spavento. Certamente ieri era una partita che il Brancaleone sia il Borgo, è inutile nasconderci, e il punto era la matematica, la certezza che noi eravamo in eccellenza e loro si salvavano. Nessuna delle due squadre conveniva a rischiare, perciò è stata, diciamo, una grande festa sia per noi che per loro. Ma loro me l'hanno fatto capire proprio ieri, tanti giocatori, dice: questa è la vostra squadra rispetto alla Gioiese, rispetto al Catanzaro, avete un ritmo molto, molto più veloce, molto più intenso. E questo fa grande merito al mister Criaco del lavoro che svolge durante la settimana. Bene, noi ci fermiamo per il primo blocco pubblicitario. Università Niccolò Cusano. Con noi potrai ottenere la tua laurea in economia, giurisprudenza, scienze politiche, scienze della formazione, ingegneria, psicologia, scienze motorie, lettere, scienze pedagogiche, sociologia, scienze della comunicazione. A tua disposizione ci sarà sempre un tutor personale che ti seguirà nella tua formazione. Unicusano offre la possibilità di studiare telematicamente, seguendo le lezioni online, chattando con il tutor e incontrando i professori in videoconferenza. Avrai anche la possibilità di sostenere i tuoi esami nella città a te più vicina.
Unicusano la trovi a Messina, Reggio Calabria, Palmi, Vibo Valentia e Roma. Per informazioni chiama all'800 34 66 40. Domanda sia al sindaco e sia al presidente. Risponde prima il sindaco, le do un paio di delle notizie credo importanti per farle capire quanto è importante il massimo campionato regionale calabrese a Brancaleone. Due squadre purtroppo abbandonano l'eccellenza, che è il Bovalino ed il Roccella. L'altra squadra abbandona l'eccellenza, però va un gradino su, il Locri. Mi pare che l'unica squadra della frazione ionica della provincia di Reggio Calabria sia Brancaleone, sindaco. Quindi questo è un altro impegno in più che grava su di lei. Ma siamo contenti di questo impegno, diciamo, è uno dei pochi impegni per la quale siamo contenti. Siamo contenti di lavorare insieme alla società La P Brancaleone, di cui già diciamo, da tempo dialoghiamo, scherziamo, parliamo e cerchiamo di affrontare quelle che sono le problematiche da affrontare. E come diceva lei, quella del campo che le ho appena spiegato, sicuramente noi saremo al loro fianco come amministrazione. Io personalmente come sindaco, anche perché oltre al discorso istituzionale, società polisportiva e sindaco, siamo amici prima di tutto e siamo orgogliosi di rappresentare la Locri della fascia ionica come città di Brancaleone. Loro sono un orgoglio per noi, sono un trampolino di lancio, sono un'evidenza che noi andiamo a portare fuori dal territorio di Brancaleone, e di questo ne siamo contenti e orgogliosi, e siamo lieti e contenti di poterli affiancare e aiutare nel miglior modo possibile. E come pare, Presidente, di aver capito dalla bocca del sindaco che c'è questa grande unione, questa grande identità di intenti tra l'amministrazione comunale di Brancaleone e la squadra stessa. Mi parlava che tra qualche mese ci sarà la fruibilità al 100% da parte del rettangolo di gioco. E dal rettangolo di gioco si parte per arrivare dove? Allora, prima di tutto ringrazio al sindaco per belle parole e poi noi cercheremo di dare il massimo prima di tutto per avere un obiettivo il prossimo anno. Dire dove arriviamo non lo sappiamo, noi cercheremo solo di mettere l'impegno e il massimo di tutto per andare avanti. Alberto, con te l'abbiamo affrontato parecchie volte questo argomento. Ovviamente questa sera si festeggia una squadra che si festeggia un grande traguardo, però io penso che il grande traguardo per una qualsiasi società che parte dalla Serie A per finire al campionato di terza categoria è quella di sfornare il proprio prodotto, è quella di credere al settore giovanile. È quello di creare una struttura di scuola calcio. Da questo punto di vista Brancaleone come è messa? Da questo punto di vista abbiamo iniziato il lavoro, abbiamo intrapreso vero e proprio, l'abbiamo intrapreso quest'anno. Sono formate alcune squadre, mi sembra tra Pulcini, Prime Calci, credo che abbiamo anche gli esordienti e giovanissimi. Quindi piano piano si sta facendo anche calcio a livello dei più piccoli, perché bisogna partire secondo me da lì. La fortuna del Brancaleone è quella che ha sfornato sempre dei calciatori locali, ne abbiamo 7 che militano in prima squadra, quindi 7 undicesimi sono dei ragazzi di Brancaleone, quindi anche a zero euro. Quindi in questo modo si riesce a costruire delle squadre con pochissimi soldini. È evidente
è indubbio che anche quest'anno abbiamo fatto esordire un 2004, prodotto nostro, e stiamo facendo crescere altri 2005. Credo che il futuro del Brancaleone siano i ragazzi di Brancaleone, quindi se la struttura funziona, se la struttura intesa come campo sportivo, se la struttura intesa come polisportiva Brancaleone funziona, secondo me non avranno problemi in futuro a far crescere e a portare in prima squadra degli altri ragazzi, perché ho visto qualcosina giusto così con dei ragazzini giovanissimi, se si riesce a curarli tra qualche anno saranno in prima squadra e i costi verranno abbattuti solo così. Bene, a questo punto noi parliamo del campionato di eccellenza, Bruno Gaetano ci fa il punto su questa ultima giornata, ribadisco il verdetto, Locri ha stravinto il campionato, tra qualche settimana ci sarà la Supercoppa tra il Brancaleone, tra la Promo Sport di Locri, quindi sarà bello vedere questo derby a distanza di qualche anno tra il Locri e il Brancaleone. La Reggio Med va ai playoff, conferma la seconda posizione, peccato perché ci fosse stata la vittoria contro la Morrone, probabilmente avrebbe bypassato il primo turno dei playoff e sarebbe andata a scontrarsi tra la vincente, tra la terza e la quarta, che sarà Paolana Morrone. Mentre per quello che riguarda i playout, Povanese e Roccella retrocedono direttamente e il playout si farà tra il Cotroneo Cacorri e l'Isola Capo Rizzuto. Ma seguiamo il servizio di Bruno Gaetano. È stato il campionato dell'Ocri Caterpillar che domenica si è congedato con un 2-2 casalingo contro il Gallico Catona, valido solo per gli annali, ma anche il campionato di Trombino recordman di gol, ben 34, della retrocessione diretta di Roccella e Bovalinese che dovranno ricostruire, e dei playoff tutti cosentini, eccezion fatta per la Reggio Med, e il campionato dei playout del derby crotonese tra Isola e Cotronei Cacù. L'ultima giornata non ha riservato sorprese, anche se Lacri ha dovuto sudare le fatidiche sette camicie per centrare gli spareggi sul campo della Stilo Monasterace, mentre alla Paolana è bastato un pareggio contro il Gioiosa che ha conquistato la salvezza per chiudere al terzo posto e aspettare la Morrone per la semifinale playoff. La formazione di Infusino non è andata oltre il pari contro la Reggio Med, che nella semifinale ospiterà Lacri, lasciando a bocca asciutta Sersale e Scalea. Tutto facile per i tirrenici contro il Roccella, la squadra di Gregorace passa già all'undicesimo con Fruci sul rigore, procurato dall'argentino Sanna in stato di grazia, che al 22esimo spingerà in rete il preciso assist di Simone Caruso, prima di siglare la doppietta personale al 28esimo del secondo tempo, sfruttando un regalo del portiere ospite. Vittoria rotonda che porta i biancostellati a 47 punti dopo uno score casalingo nel girone di ritorno di 19 punti su 24, che però non sono bastati a staccare un ticket per i playoff. Niente da fare anche per il Sersale, che ha atteso invano notizie positive dagli altri campi. La pratica a Soriano è presto chiusa, con una girandola di gol che vede iscriversi al tabellino marcatori Comito, autore di una doppietta, Stranges, De Fazio, De Zai e Russo per i padroni di casa, e Raso e Polimeni per il Soriano. Alla fine il risultato sarà un tennistico 6-2 che diverte il pubblico di casa, ma non basta ai giallorossi per allungare la stagione con gli spareggi. Domenica prossima il verdetto sulla salvezza in un replay a campi invertiti di Isola Cotronei, finita 2-0 domenica per la squadra di Caccuri, e la definizione della finale regionale con vista sulla Serie D, con la Reggio Med che ospiterà Lacri e la Morrone attesa al Tarsitano di Paola. E allora, mister, che giudizio mi dai su questo intero campionato di eccellenza? Allora, intanto il Lacri secondo me è stato fuori concorso, ne avevamo parlato col mister Mancini, eravamo stati i tuoi ospiti in quel di Reggio, e onestamente era una squadra che era fuori concorso. Poi molto bene alla Reggio Mediterranea, perché alla fine la squadra era stata pure smontata ad un certo punto al mister Mesiti. E a me delle squadre là sopra la Morrone mi ha impressionato per come il mister la faceva giocare. Sono contento per mister Mesiti che si va a giocare questi playoff, perché ho avuto modo di conoscerlo anche in Coppa, perché abbiamo fatto i quarti di finale con loro,
ho avuto modo di conoscerlo, una persona stupenda. Per quanto riguarda invece la parte bassa, ahimè, purtroppo la mia bolenese è retrocessa, il Roccella era scritto che avrebbe fatto quella fine. Adesso questo spareggio tra Cotronei e Isola, dico la verità, vede in vantaggio il Cotronei in virtù del fatto che ieri poi ha vinto lo scontro proprio con l'Isola e si rivedranno, penso, settimana prossima in quel di Cotronei. Quindi più o meno le situazioni sono ben delineate. Ecco, prima di vedere i servizi appunto di Reggio Med Morrone, volevo solamente aggiungere che è stata una gran bella partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre, dove volevano vincere. La Morrone a reduce dalla sconfitta interna con il Bocale, mentre la Reggio Med vittoriosa sul campo della Roccella. C'è stata questa rete, la 34esima marcatura di Trombino, difficilmente credo mister si riuscirà ad eguagliare e magari superare questi 34 gol. Assolutamente, 34 gol sono tantissimi, in effetti Trombino ha fatto una stagione stupenda, però non c'era, secondo me, io l'avevo già seguito all'Ocri, dove non ha avuto un'annata particolare, ma le qualità del ragazzo erano sotto gli occhi di tutti. Ecco, una partita, stavo dicendo, giocata a viso aperto, ai punti forse avrebbe meritato qualcosa in più la Reggio Med, che è stata vicina sul 2-0, perché in chiusura di tempo c'è stato un calcio di rigore grande quanto una casa, non dato dall'arbitro e confermato anche dai responsabili AIA che erano presenti proprio lui a Longhi Bovetto. Può capitare che un arbitro può anche sbagliare, e poi sul capovolgimento di fronte c'è stato un fallo, pallone toccato con il braccio da parte di Cordova, quindi calcio di rigore che è stato siglato da Trombino. Quindi Reggio Med che questa domenica ritornerà in campo, sul proprio campo a Longhi Bovetto di Valanini, per affrontare l'Acri, che incredibilmente, dico incredibilmente perché mi dicono che ci sono stati 10 minuti di recupero in quel di Silo, è riuscito a vincere la gara esterno con la Silesia, inguaiando tra virgolette il Serseale, che nonostante la vittoria si deve accontentare di un misero sesto posto. Ma vediamo il servizio di Reggio Med Morrone. Amici di WeSport, ben trovati con la 30ª ed ultima giornata del campionato di eccellenza calabrese. Si chiude la regular season di Reggio Mediterranea e Morrone, reduci rispettivamente dalla vittoria per 5-0 contro il Roccella e della sconfitta casalinga per 4-3 contro il Boga Merido. Ultimo 11 scelto dalla Reggio Mediterranea con Morabito, Lanza, Fodi, Cordova e Simionato, Verducci, Tersinio, Dall'Ora a centrocampo, Gonzalez a suggerire per le due punte che sono Puntoriere e Lancioni. Partiamo col film del primo tempo. Dopo due minuti, palla filtrante di Puntoriere per Lancioni, trova l'uscita provvidenziale da parte dell'estremo difensore Andreoli. Al quinto, cross di Puntoriere sul secondo palo, c'è Dall'Oro, la sua sponda per la girata di Lancioni che calcia a centimetri dal gol. Al 25esimo, gran palla in profondità di Gonzalez ancora per Lancioni in area di rigore, si inventa un mancino che però è da dimenticare. 34esimo, rimessa laterale di Lanza, il pallone per Gonzalez che riesce a servire Verducci, trova il fondo, poi mette il traversone in mezzo. Dopo un paio di finte c'è il tentativo mancino, quello vincente, quello di Lancioni che non sbaglia e fa 1-0 Reggio Mediterranea. Ma che azione quella di Verducci, che di fatto fa tutto lui, e poi serve l'assist giusto, quello dell'1-0 Reggio Med. 39esimo, ancora una grande giocata stavolta a sinistra da parte di Dall'Oro, passa in mezzo a due avversari, prova la conclusione, viene deviata sulla sfera, si lancia un calciatore della Reggio Med, si trattava di Lancioni, atterrato da Barbieri. Secondo il direttore di gara, il signor Gatto, non c'è calcio di rigore, questo è il nostro rallenti. Al 44esimo prova ad offendere anche il Morrone con lancio in profondità per Trombino, il calciatore del Morrone si avventa sulla sfera, di fatto serve un assist a Tuoto, prova il sombrero su Fodi che tocca con il braccio, calcio di rigore sul punto di battuta, non sbaglia Trombino e trova il gol dell'1-1 proprio allo scadere del primo tempo, che va in archivio in perfetta parità 1-1 tra Reggio Med e Morrone. Al gol di Lancioni risponde il rigore di Trombino. Partiamo col film della ripresa, cross dalla destra di Verducci per Lancioni, fa da torre su Lanza che c'entra il palo vicinissimo al gol. La Reggio Mediterranea, quando al 57esimo c'è un recupero palla di Lancioni che riesce a lasciare il pallone a Verducci, conclusione mancina potente ma che termina sul fondo, entra pesce per Dall'Oro al 64esimo. Due minuti dopo Verducci resiste alla trattenuta di Cardamone, serve Puntoriere che imbuca per Lancioni, si addormenta favorendo l'uscita di Andreoli, entra anche Costantino per Tersinio. Poi al 74esimo cross di Lanza sul secondo palo, ancora una sponda
seconda, alla fine interviene col mancino, almeno prova a farlo Lancioni in due occasioni, però manca lo specchio. 79esimo Misuri, serve Brede, calcia dalla distanza, gran parata di Morabito. 80esimo, déjà vu dell'azione precedente, ancora con Misuri, ancora per Brede che prova stavolta col destro alto sopra la traversa. 81esimo, gran palla di Cardamone per Mattia Barbieri, lo ipnotizza di netto Morabito che tiene dunque a galla i suoi, ancora 1-1. 83esimo, Puntoria in area di rigore, calcia botta sicura, trova però la gran parata del portiere Andreoli, poi il cambio Ambrogio per Puntoriere, alla fine è 1-1 tra Reggio Mediterranea e Morrone. Si chiude così la regular season del campionato di eccellenza calabrese dopo 30 giornate, secondo posto per la formazione di Mister Misiti che adesso aspetta il Città di Agri per la semifinale playoff. Anche a te Minniti ti chiedo un giudizio su questo campionato, ma soprattutto Mister volutamente non ha parlato, io lo definisco il personaggio, ha avuto una media punti che come uso dire io manco li cani, no? Cioè ha fatto 34 punti nel girone di ritorno, Pippo La Faccia, che tra l'altro di Brancalone mi pare sia anche di casa, no? Niente, Pippo lo conosciamo, è un grande stratega, è un conoscitore del calcio dilettantistico come pochi, e gli faccio i complimenti sia a lui che al Bocale. Sono molto contento personalmente che lui è riuscito a mantenere la categoria, se lo merita sia i fratelli Cogliano, tutta la dirigenza, e se lo merita anche Pippo La Faccia, che sinceramente a livello calcio dilettantistico ci sono pochi che lo possono eguagliare. Secondo me, e voglio fare sempre un discorso di allenatore, voglio dire, uno come Mister Criaco nelle categorie d'eccellenza se ne è di già va stretta, ma non perché ti faccio, perché è presente, perché io vedo tanti allenatori lavorare, negli anni ho visto tanti gente che lavora sul campo, e difficile si trovano nei campionati di queste categorie e gente professionale come il mister, diciamo, Alberto Criaco, che secondo me lui ha un lavoro vicino qua a Bovalino, è vicino a casa, però sinceramente lui meritava categorie importanti. Ovviamente ci sta parlando, ha parlato sia Minniti sia sottovoce il tecnico Alberto di Pippo La Faccia. È giusto dare i meriti a Pippo La Faccia, però do anche un piccolo merito al giovanissimo Cosimo Saviano, il quale probabilmente non ha avuto la personalità evidentemente di appendere qualcuno al muro, perché in alcuni casi e con alcuni giocatori ci vuole anche il pugno duro, soprattutto quelli che si sentono chissà che cosa, e siccome Pippo La Faccia ha anche esperienza, ha personalità, è riuscito in questo. Assolutamente, secondo me è proprio questo, ha fatto qualcosa di straordinario. Poi fammi ringraziarlo, perché ieri è stato uno dei primi allenatori che mi ha mandato un messaggio vocale, perché cioè era contento del fatto che il Brancaleone andasse in eccellenza, vincesse il campionato. Mi ha fatto molto piacere, intanto perché Pippo è stato anche l'allenatore del Brancaleone vincendo il campionato. Intanto facciamo anche i complimenti alla Faggio, perché non solo, non dico che è un grande allenatore, è un discreto allenatore, così poi magari rischia di montarsi la testa, ma è un ottimo vignettista. Non so se avete visto ieri la maglietta, si è inventato la Iaddina si spenda quando è morta, cioè la gallina si spenda quando è morta, siccome l'avevano data per morto, ha detto no, se tu spegni la gallina quando è viva, cioè c'è il rischio che ti possa scappare, no, la spegniamo quando è morta. Siccome è riuscito nell'intento, bisogna fare i complimenti a Pippo sia per aver traghettato il Bocale in questa permanenza e sia perché è stato, mi dicono, l'autore di questa bellissima ed ironica maglietta. No, assolutamente, il mister non è nuovo a questo tipo di situazione, è anche un simpaticone, però ti ripeto, sono molto contento di quello che ha fatto a Bocale e soprattutto del gesto bellissimo che ha fatto nei miei confronti, quando, voglio dire, ci conoscevamo così col mister, però ero contento di quello che avevo fatto qui a Brancaleone, visto che 4-5 anni fa era riuscito anche a lui. Sindaco, io non parlo solamente di calcio, perché ci siamo inventati da qualche anno a questa parte, sì, narrare il calcio calabrese,
ma lo vorremmo narrare a modo nostro, andare in giro per la Calabria a parlare di calcio, ma parlare anche di aspetti positivi, di aspetti turistici. Brancaleone è conosciuta soprattutto come la città della tartaruga o delle tartarughe, ma non è solamente questo. No, allora io le dico che Brancaleone è conosciuta ovviamente ed è un ottimo veicolo dal punto di vista turistico, perché con le tartarughe, diciamo, sono un veicolo conosciuto in tutto il mondo. Noi ci ritroviamo qui davanti Piazza Stazione, dove c'è il centro recupero tartarughe, inglesi, a volte danesi, persone che vengono da tutto il mondo con la cartina geografica, adesso hanno i navigatori, però vengono proprio a cercare questo centro di accoglienza. Ma non è solo questo Brancaleone. Brancaleone è anche oggi un ottimo, ha avuto una grande espansione dal punto di vista agricolo. Noi Brancaleone gira, c'è un giro d'affari di circa 8-9 milioni di euro per quanto riguarda il bergamotto, è una realtà positiva. Dal lavoro, c'è una grande produzione, ci sono delle aziende che sono riuscite ad affermarsi, noi abbiamo delle aziende oggi proprio nella alle sue spalle abbiamo il logo di un'azienda che credo sia sì, importante, che tra l'altro vediamo anche il... Fra le altre questa azienda, l'azienda Emeco, che è un'altra azienda, che è una delle più grosse aziende che esistono sul territorio. Ci sono altre aziende che si occupano sia di essenza sia di trasformazione di prodotti, che sono, le dicevo, proprio oggi stanno presentando i loro prodotti al Cibus, a Rimini, erano al Vinitaly, sono stati, abbiamo delle aziende che sono stati a Berlino per quanto riguarda la filiera agroalimentare, diciamo abbiamo delle realtà, oltre che quello, diciamo, che quello turistico che per fortuna Madre Natura ci ha dato questa possibilità. Parliamo ancora della città di Brancaleone, adesso ci fermiamo per il secondo e ultimo blocco pubblicitario, poi vorremmo parlare ancora del campionato Girone B nella sua complessività, perché appunto questa domenica c'è stata la chiusura regolare del campionato stesso, quindi avremo ancora altri 30-35 minuti per poter dialogare di calcio e non solo. Pubblicità. Che cos'è la libertà? Non a parole, ma nei fatti. Da 60 anni per noi è scegliere. Al posto delle scorciatoie, scegliere la consapevolezza e la qualità controllata. Scegliere di ascoltare il respiro della terra per difendere il futuro, di valorizzare un territorio per aiutare chi ci vive e di impegnarci ogni giorno per non tradire certi valori. Così puoi scegliere i tuoi ritmi e il tuo modo di fare la spesa, qualunque esso sia. Vespar, da 60 anni, il valore della scelta. I nostri punti vendita Despar a Reggio Calabria, in via Possidonia 47, via Aspromonte 30, via Schenez Prolungamento 15 e a Pellaro sulla strada statale 106. Despar, la tua scelta quotidiana. Seconda Via Fashion Store, il più grande multibrand della provincia di Reggio Calabria. I migliori brand nazionali ed internazionali. Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Napapiri, Hermon & Blaine, Aeronautica Militare, Pirex, Boy London, Jacks & Jones, Only e tanto altro. Assortimento e qualità a tua disposizione. Ci trovi a Reggio Calabria, in via Santa Caterina 234, presso il Parco Commerciale Le Ninfee, e a Villa San Giovanni, presso il Centro Commerciale La Perla dello Stretto. La Cadi Service è leader nel settore e specializzata nella vendita, ricarica e manutenzione estintori, secondo le norme UNI 9994, nelle forniture di materiale antincendio e antinfortunistico, come estintori, porte tagliafuoco, impianti di rivelazione fumi, impianti idrici, antincendio, impianti di climatizzazione e materiale per la protezione attiva e passiva di sistemi antincendio, nella consulenza sulla sicurezza e nella progettazione di impianti antincendio.
Presidente, mi diceva il direttore sportivo Minniti che la grande forza di questo Brancaleone è che siete davvero tanti dirigenti. Allora sì, noi siamo, mi sembra, 12 dirigenti, tutti uniti e, come ho detto sempre anche in qualche intervista, io anche che faccio il presidente, per me siamo tutti uguali. E la nostra forza è proprio questa, siamo uniti come una famiglia. E dove andiamo siamo tutti uniti e non posso dire che non manca nulla. Minniti, lascia stare il discorso che ti è accanto, non deve essere un discorso di parte, ma Alberto sarà confermato. Certamente, noi tutta la società, per rispetto dei ruoli che ognuno ha, è giusto che ci vediamo, ma col direttore generale Gianni Galletta già io ho fatto qualche passo avanti per qualche ragazzo, perché qualsiasi cosa faccio, lo ripeto, e collaboro sempre con lui, perché è la persona praticamente che di calcio ne mastica e giustamente dobbiamo dare sempre, diciamo, conto a qualsiasi cosa che facciamo ad Alberto Criaco, perché per noi sarà il nostro futuro allenatore per il prossimo anno. Dove eventualmente secondo te dovrà essere puntellata la squadra per un campionato tranquillo in eccellenza? Ma noi dobbiamo secondo me puntare su dei giovani. Io parlando col direttore generale gli ho detto mi posso fare carico anche di fare una selezione di ragazzi tipo 2003, 2004, 2005, perché lo facevo 30 anni fa, lo facevo 20 anni fa, questo tipo di lavoro secondo me paga, perché quando si riesce a fare un discorso, diciamo, di un lavoro praticamente di una o due giornate, tipo un seminario di lavoro, che ci può anche essere una persona che fa il procuratore, che può a qualche ragazzo portarlo pure a campionati importanti, e noi vediamo tanti ragazzi e giustamente sia il direttore generale Gianni Galletta sia il mister, vedendo tanti ragazzi, si può pescare già quei 5-6 elementi che possono dare, diciamo, un'impronta per il campionato d'eccellenza. Poi la ciliegina sulla torta, a secondo se manca qualche difensore centrale, qualche bomber, qualche centrocampista, poi si vedrà insieme, vediamo un attimino quello che si può fare. Alberto scusami, non è giovane, nemmeno giovanissimo, dando per scontato la tua super conferma che hai meritato per quello che hai fatto lo scorso anno prima della pandemia e per la riconferma di quest'anno. Si ripartirà ovviamente con Gianni Galletta, che ormai è diventato il faro di questa città, di questa squadra. Allora intanto ringrazio Pepe Minniti. Io credo che adesso la cosa più importante è pensare che tra una settimana e 10 giorni c'è una Supercoppa da onorare per quanto ci riguarda. Poi mi fa piacere che il direttore mi abbia confermato qui in diretta, però è giusto che ci sediamo ad un tavolo, che ragioniamo su quello che... Cosa chiedi? No, non è una questione di chiedere, bisogna che ci si sieda a un tavolo, bisogna che mettiamo un attimino le nostre situazioni, le nostre esigenze, le nostre situazioni intorno ad un tavolo e discutere di quello che sarà il futuro. È indubbio che la prima società per me rimane il Brancaleone, ma è giusto soprattutto per loro capire se ci sono le condizioni, tutte le condizioni si sposino come lo è stato sino ad oggi, ma ti ripeto, per me Brancaleone viene prima delle altre squadre, ma credo che sia un tantino prematuro. Io ringrazio Pepe per questa mia riconferma in diretta, però è giusto che ci sediamo, è giusto che riflettiamo tutti, è giusto che capiamo che tipo di campionato vogliamo andare a fare e soprattutto è giusto che io capisca quello che sia meglio per me, perché devo capire anch'io quello che sia meglio per me. Questo non vuol dire che io vada via o che io rimanga, vuol dire soltanto aspettare un attimino, farci questa Supercoppa e da lì, dopo la Supercoppa, ci sediamo e vediamo un attimino quale sia la migliore delle opzioni o quali siano le opzioni giuste per entrambi, per me e per il Brancaleone Calcio. Beh, Sindaco, non vorrei fare troppe fughe in avanti,
Sappiamo che il campo Borrello è dotato di erba, sappiamo anche che per gestire un campo in erba ci sono delle spese notevoli. Avete eventualmente pensato voi in un prossimo, che non sia lontanissimo futuro, dotare il campo stesso in erba sintetica, visto che il futuro è proprio questo? Sì, mi posso fare solo una riflessione riguardo, certo, la conferma o meno dell'allenatore. Vorrei dire a Peppe Menite che ci dovremmo preoccupare non tanto della sua conferma, quanto delle varie squadre che lo staranno corteggiando per portarcelo via. Quindi dobbiamo stare più attenti a questo, secondo me. Noi, ovviamente, io come primo cittadino e tutta la cittadina di Brancaleone, quella sportiva, non si augura che lui rimanga e che possa proseguire per un percorso e avere ancora dei successi, perché no. Allora, noi, Peppe Menite lo sa benissimo, noi abbiamo visto qualche giorno fa proprio un finanziamento che purtroppo poi non era fattibile, perché diciamo il Ministero Ministero dello Sport lo ha strutturato in maniera particolare, cioè nel senso che questo finanziamento poteva essere richiesto attraverso le federazioni, e le federazioni a loro volta erano vincolate ad un unico progetto a livello nazionale. Quindi chiaramente non ci siamo avventurati, perché praticamente era inaccessibile. Saremo attenti a qualsiasi tipo di finanziamento, perché obiettivamente io ho visto lo stato del terreno di gioco ed è indecoroso per questa cittadina, indecoroso per questa squadra, e di questo dobbiamo prenderne atto e rimboccarci le maniche per vedere quello che si può fare. Ho visto il campo di Ardore, che hanno realizzato un campo bellissimo, mi pare che sia una spesa intorno ai 450.000 euro. Noi puntiamo, ripeto, ne abbiamo parlato già con la dirigenza, a poter realizzare un campo di quel genere, per poter far giocare e rendere al meglio i nostri giocatori. Presidente, mi pare che il sindaco si sta spingendo, non dico troppo, si sta spingendo affinché davvero Brancaleone possa diventare subito, sin da subito, un punto di riferimento in questa zona ionica, un punto di riferimento anche per quello che riguarda l'impiantistica sportiva. Allora, lui, oltre al sindaco, un carissimo amico mio, e sinceramente io so che le parole che dice sono verità, e si spingerà sicuramente al massimo dove può arrivare lui e l'amministrazione. Speriamo che ci sarà qualche progetto, qualche finanziamento in corso negli anni futuri, e che si può realizzare. E sinceramente, se ci sarà, io credo che sarà il primo a intervenire. Ministro, siamo quasi in conclusione. A mente serena, adesso sì che è serena, che campionato è stato quest'anno? Ti ha deluso qualcuno? No, assolutamente. Ti premetto, intanto ringrazio il sindaco per le parole anche di prima. Ti premetto che non è impossibile che qualcuno ti possa deludere qui a Brancaleone, perché alla fine io sono cittadino di Brancaleone e insieme ai dirigenti, insieme a tutti gli addetti ai lavori, più che un rapporto di lavoro c'è un'amicizia. E io credo che siamo per vincere, tutte le componenti hanno funzionato. Ha funzionato il direttore sportivo, il direttore generale, i nostri dirigenti che anche nei momenti, come ti diceva prima Pepe, anche in alcuni momenti non sono mai intervenuti, ci hanno lasciato lavorare in maniera tranquilla, e proprio la forza del Brancaleone è stata questa, che la parte tecnica, io come in primis, come allenatore, ho lavorato sempre in maniera tranquilla, mi hanno permesso di montare e di smontare la squadra a mio piacimento, sono stati bravissimi Giovanni e Pepe a plasmarmi la squadra per quello che sono le caratteristiche mie, ritrovando e ricercando dei calciatori che facevano a caso nostro, e dico la verità, ha funzionato anche la giornata di ieri, che secondo me che è stata la chiusura di questa cavalcata storica che rimarrà negli annali. Ha funzionato tutto, perché ieri abbiamo portato al campo intere famiglie, anche contro la Gioiese ne avevamo portate altrettante di persona al campo, e credo che Brancaleone adesso stia rispondendo abbastanza alla squadra di calcio. La struttura, come dice il sindaco, a breve verrà liberata. Se riusciamo
o se si riuscisse a mettere a posto il terreno di gioco, credo che poi le situazioni camminerebbero con i suoi piedi. Però fammi, una volta che siamo alla fine, mi fa ringraziare tutti, mi fa ringraziare la mia società, mi fa ringraziare il Presidente, che la verità è che il primo anno mi ha fortemente voluto, e quando sono arrivato a Brancaleone, scendendo anche di categoria, intanto per l'amicizia che mi lega al Presidente e a Giovanni prima, e poi in un secondo momento ho conosciuto la splendida persona che può essere Pepe. Con Pepe possiamo avere vedute differenti su un qualcosa, ma troviamo sempre la via di mezzo, che ci è andata sempre bene. Lo reputo una persona, noi dobbiamo pensare che Pepe vive a Palizzi, è entrato in società Brancaleone, ha lasciato dopo 40 anni, credo, il Palizzi Calcio, per venire a fare calcio e portare calcio a Brancaleone. E questo signore, ma non perché ci lega stima, affetto e amicizia, credo che sia da apprezzare e da ammirare, così come Pep, che negli anni, dico la verità, abbiamo insieme, abbiamo passato anche delle giornate a costruirci in testa il momento di ieri, che è stato suggellato poi da un abbraccio sincero e molto commovente tra me e lui, e poi, come dicevi tu prima, andare sotto, io non ho avuto modo di conoscerlo se non da cittadino, ma sotto il profilo calcistico non conoscevo il papà di Giovanni, ma ieri, ti dico la verità, ho ancora ore brividi, il gesto fatto prima della partita, secondo me ci ha accomunato tutta la popolazione di Brancaleone. Vincenzo Galletta, te lo dico io, è stato un grande. Allora, non vorrei impallare la telecamera di Pellegrino, vorrei che mi riprendesse invece Postolino, perché io mi accomodo qui, perché il Pianeta Dilettante ha ritenuto opportuno omaggiare la società del Brancaleone. Le leggo subito la motivazione. Rendere possibile l'impossibile è stato nel vostro stile. Avete affrontato le sfide a testa alta e avete meritato questo risultato. Congratulazioni per la vostra promozione in eccellenza. Mi pare, mister, di aver riassunto tutto. Questa è sua, che la può condividere con tutti i suoi collaboratori. Io ringrazio a tutti quanti. Prego, mister. Poi una cosa importantissima che ci tenevamo anche a livello societario, ma deve essere anche una cosa a livello cittadino: per la seconda volta credo che abbiamo vinto la Coppa Disciplina, due campionati fatti, per due volte abbiamo portato a casa anche la Coppa Disciplina, credo che eravamo i primi sino a ieri, a meno che non sia successo un qualcosa ieri, portare anche la Coppa Disciplina. Per me è la terza volta che in quattro campionati che le mie squadre vincono anche la Coppa Disciplina. Grazie Alberto, forse è stato uno dei pochi allenatori che non ha ringraziato la famiglia, perché dico che le famiglie sono delle famiglie eroiche, che lasciano i propri cari, il marito, il fidanzato, il compagno, dal martedì al sabato, alla domenica sempre fuori, quindi credo che una componente fondamentale anche in questa, non dico promozione, ma in questa annata sportiva è La pazienza dei miei, sicuramente, della mia figlia e di mia moglie. Grazie Alberto, grazie al Presidente Greco per averci ospitato. Pepe Minniti, con te ci vediamo magari tra qualche mese nella tua splendida Palizzi. Ovviamente sono sicuro, anzi arci sicuro, che da domani inizierai a reclutare qualche giovane qui nella zona. Ripetiamo, l'ultimo prodotto un tale Maresca. Sì. Allora, io voglio ringraziare te e tutto lo staff tuo di RTV per la vicinanza e per le belle parole che esprimi verso di me, però voglio ringraziare pure il sindaco di Brancaleone, un amico di lunghi anni, che sinceramente la politica, di destra o di sinistra che sia, quando c'è l'intelligenza dell'uomo e c'è un confronto sincero, c'è sempre da portare avanti certi obiettivi. È una cosa piacevole avere avuto, diciamo, la possibilità di confrontarmi ultimamente con lui in tante cose, e lo voglio ringraziare pubblicamente per la vicinanza che ha verso, diciamo, questa cittadina e verso la polisportiva Brancaleone. Sindaco, io sono un giornalista, un cronista vecchio stampo, nel senso che la Marco Stretto,
perché io mi sono appuntato quello che mi ha detto stasera, non lo dico domani, fra un mese, ma a settembre vorrei vedere, non ho dubbi, perché credo che lei, oltre ad essere il sindaco della città, è anche il primo tifoso della sua squadra, quindi sono sicuro che un altro anno di Brancaleone partirà con un look diverso. Prego. Voglio dire una cosa molto importante. Alberto Criaco è il nostro mister. Se domani mattina una squadra di Serie C lo chiamava, io dicevo: mister, vai che ti accompagno io. Per lui ha le capacità di poter fare un grande salto. Ma se deve quindi stare... esclude eventualmente la quarta serie? No, la quarta serie siamo là. Solo per la Serie C. Io lo accompagnavo personalmente dove era la meta sua. Ma se praticamente deve stare in campionati così di eccellenza, Serie D, il mio consiglio è che lui rimanga a Brancaleone. Sindaco, a lei la chiusura. Parlavamo prima di tartarughe, Brancaleone cosa offrirà ai cittadini non solo locali, ma anche eventualmente ai cittadini che verranno da fuori, visto che siamo tutti propensi ad esplodere dopo 2 anni di pandemia. A Brancaleone c'è un mare stupendo, ma tutto il litorale ionico della nostra provincia è stupenda, quindi Brancaleone cosa potrà offrire? Ma come le ho detto all'inizio, in premessa, Brancaleone sta vivendo un periodo, un momento di rinascita sia istituzionale che culturale che sociale, e oggi con questa vittoria anche sportivo. Noi ci stiamo preparando, stiamo lavorando alacremente per poter realizzare tutta una serie di e portare a termine tutta una serie di finanziamenti che sono in corso e altri a cui stiamo lavorando. Le ho detto prima che con Peppe Minniti abbiamo discusso di un finanziamento che c'era, che è un bando per quanto riguarda gli impianti sportivi, perché vogliamo rendere questa cittadina una cittadina che sia accoglibile, che possa fare dell'accoglienza la sua formula vincente. Abbiamo sia un mare bellissimo, ma abbiamo Brancaleone Superiore, che non è da meno, ci sono tanti luoghi, punti da visitare. Noi sabato abbiamo avuto un convegno, in quanto Bruxelles ci ha dato ci ha selezionato come incarico, come sito itinerario per quanto riguarda la Valle degli Armeni, che questo riconoscimento è un riconoscimento importantissimo per noi dal punto di vista turistico, dal punto di vista dello scambio sociale e culturale, perché qua parliamo di turismo, ma parliamo anche e soprattutto di agricoltura e di tante altre situazioni che si possono ricreare. Bene, grazie al sindaco, grazie a Minniti, grazie a Criaco, grazie a Greco, grazie a Pellegrini e a Postorino che mi hanno supportato dietro le camere, grazie anche alla redazione di Reggio TV, ripeto, 2x7, facilissimo, 7-7 ci siamo noi per tutta la Calabria e poi il giorno successivo 88 e 89 per tutta la regione siciliana, poi ancora i 650 per tutto il sud, dalla Campania alla Basilicata alla provincia di Taranto, e poi il Calana 199 per la Riviera dei Cedri. Da Brancaleone è tutto, grazie per averci seguito, a voi tutti la più cordiale buonanotte. Ora io devo andare a Itaca, e come faccio? Mi servono una nave, un equipaggio e dei viveri. Chi me la finanzia questa cosa? Non disperare, Ulisse, ho la soluzione che fa per te. Oracolo! Rivolgiti alla FM Credit, agenzia sigla Credit. Con la FM Credit è possibile ottenere facilmente il finanziamento di cui hai bisogno attraverso la cessione del quinto dello stipendio rivolto ai dipendenti pubblici e statali. Cessione del quinto per tutti i pensionati fino a 87 anni. Anticipo TFS per i dipendenti pubblici e statali. Ma allora, grazie alla FM Credit, realizzare i propri sogni non sarà più un'odissea! Chiudi gli occhi, Ulisse, e lasciati guidare. Voi siete la FM Credit? Sì. Voi sì, che siete un mito. E se lo dico io?
facciamo strada e raggiungiamo un obiettivo, poi un altro ancora. E siamo orgogliosi di farlo, ogni giorno, puntualmente. GLS, la tua felicità al primo posto.